Ciao Giovanni, guarda, il successo di queste magliette è diventato inarrestabile. La gente continua a chiedermi magliette su magliette da fare su questo, su quell'altro. Sono un produttore di magliette ad personam. No, per dire, l'altro giorno è arrivato Antonio Conte e mi ha detto: fammi due magliette, una per me e una per Mourinho, no? Io gliele ho fatte, guarda, si sono comprati in pubblico, sono comprati in pubblico con le mie magliette, le faccio vedere. Sei più stronzo di me, sei più stronzo di me. Vediamo, allora, le magliette di questa settimana. Cominciamo con l'ormai famigerata sezione I classici ospiti di martedì, modello Fornero. Quando parla la Fornero viene da buttarsi in un buco nero. Ecco, questo è il classico, uno dei classici modelli Fornero. E poi tienti forte, questo è il modello Cazzola, proprio speciale per le elezioni. Per le elezioni. Al voto Cazzola avrà un problema, dentro il seggio ci starà a malapena. Vabbè, dai. Per fortuna è una persona spiritosa il professore. Chiaramente. Poi abbiamo il modello Cottarelli, che è sempre un bel modello, che noi vendiamo molto bene. Se Cottarelli controlla bene i conti, finiamo a dormire tutti sotto i ponti. Poi, i grandi ospiti di martedì, non può mancare il modello Sallusti. Non guarderò Sallusti, nemmeno se mi frusti. Allora, ai primi 5.000 che acquistano la maglietta Sallusti, in omaggio due grandi gadget. Il primo è un libro di grande rilievo. Dopo gli oltre 5.000 libri scritti da Travaglio contro Berlusconi, vediamo l'ultimo, no? B come basta, forse lo... Ecco. Eccolo là. Cosa ha fatto Berlusconi? Berlusconi ha reagito e ha scritto un libro contro Travaglio, te lo faccio vedere. Ti come Travaglio ti strozzo, ed era ora che gli rendesse pan per boccaccia. Ma il secondo gadget è veramente irresistibile. Sono gli esclusivi Moon Boot progettati da Salvini per gli immigrati. Hanno una caratteristica speciale. Sono senza suola. Così gli immigrati si bagnano i piedi e si ammalano sicuramente. È un gadget imperdibile. E poi passiamo alla sezione politici da sballo con i grandi gadget. Per i 5 Stelle abbiamo il doppio modello Di Maio. Il primo, ecco qua, vedendo Di Maio al Quirinale i corazzieri si sono sentiti male. E l'altro modello, il secondo, mi ci gioco il portafoglio, domenica Di Maio griderà al broglio. E ai primi 500.000, ho detto 500.000, che acquistano la maglietta Di Maio, in omaggio lo splendido cartellino rosso di Di Maio, che lui usa per espellere i 5 Stelle. Lo fa dalle 6.000 alle 12.000 volte al giorno, così. Non poteva mancare anche questa sera il modello D'Alema, un must della nostra produzione. Questo è uno dei modelli che ci stanno più cari. D'Alema mette d'accordo onesti e farabutti, sta sulle balle veramente a tutti. E allora, ai primi 70.000 che acquistano il modello D'Alema, in omaggio, questo te lo faccio vedere, la battaglia navale D'Alema Edition. È una battaglia navale speciale. Funziona così. Tutti e due i giocatori sono consigliati da D'Alema e colpiscono le proprie navi, così perdono entrambi. Esatto. Poi l'ultimo modello, modello Pietro Grasso. In TV c'è Pietro Grasso, è la fine dello spasso. E con il modello Pietro Grasso non uno, ma ben due gadget in omaggio. Il primo è lo stupendo libro di cucina di Paolo Gentiloni, Le ricette di Gentiloni. Contiene ricette inedite per tutti i gusti. C'è il doppio bollito, la ricetta del doppio bollito, dove si prende Walter Veltroni e la Bonino, si legge alla Bonino un libro di Veltroni, a Veltroni un programma elettorale della Bonino, cominceranno ben presto a bollire, una volta in ebollizione, maionese e una carica a testa. Renzi al cartoccio, è un'altra ricetta.
aspetti che dopo il 4 marzo Renzi si accartocci su se stesso, prende il cartoccio di Renzi e lo serve in tavola con la sua riforma tagliata al julienne. Ma il gadget più straordinario è un altro. Eccolo qui. Vediamo un po'. Questo è Gianfilippo. È l'unico simpatizzante che è rimasto di Renzi. È l'unico che in Italia ha una vera simpatia per Renzi. Sentiamo qualche frase tipica del simpatizzante. Il Jobs Act ci dà un futuro luminoso. Gli 80 euro in più in tasca fanno un po' comodo a tutti, in fondo. E poi Renzi rispetta l'ambiente, lo dimostra andando in bicicletta. Sentito? Ecco, così. Certo, è un po' un bomba. Come un po' un bomba? Lei non è proprio... Allora non sei un vero simpatizzante. Allora non c'è neanche più un simpatizzante di Renzi. Come non detto, ci vediamo dopo, Giovanni. Ma come sei un bomba? Ma come sei un bomba? Ma dove sei? Ma come sei un bomba?